Beatitudine, il Signore le dia pace. Benvenuto nel luogo più santo per la nostra fede di cristiani, la Basilica che custodisce il Calvario e il Santo Sepolcro. Sul Calvario il nostro Signore Gesù Cristo, fatto servo obbediente fino alla morte e alla morte di croce, ha manifestato l'amore più grande. Come ci ricorda l'Apostolo Paolo, mediante la croce il Signore Gesù Cristo ha demolito il muro che separava i popoli, cioè l'inimicizia. Per fare questo ha versato il suo sangue, ha cioè donato interamente e totalmente la sua vita con un amore infinito. Lei sa benissimo quanto questa terra santa abbia bisogno anche ai nostri giorni che sia demolito il muro dell'inimicizia tra i popoli che abitano questa terra, dell'inimicizia che spesso ancora separa gli uomini e le donne di diversa religione, dell'inimicizia che tuttora a volte tiene distanti gli uni dagli altri i battezzati, dell'inimicizia che a volte si manifesta in atteggiamenti di diffidenza e di rivalità all'interno della nostra stessa comunità ecclesiale. Possa il Signore crocifisso donarle la forza per operare costantemente per demolire il muro dell'inimicizia tra le persone, per portare a superare i pregiudizi e per far crescere la fraternità fra tutti. Nel Santo Sepolcro fu deposto il corpo del Signore Gesù in attesa della sua risurrezione il terzo giorno, della sua vittoria definitiva sulla morte, dell'inizio di un mondo nuovo, dell'introduzione della nostra vita e della nostra carne, della nostra umanità, nella vita stessa di Dio. Il Santo Sepolcro è il luogo dal quale sgorga per noi come sorgente inesauribile la speranza. Quanto abbiamo tutti bisogno di attingere a questa sorgente in quest'ora nella quale il mondo intero è preso dall'angoscia della morte a causa di una pandemia che priva le nostre comunità della possibilità di ritrovarsi a celebrare, che affligge la vita quotidiana di tante famiglie per la perdita del lavoro e non solo della salute, che ruba ai bambini e ai giovani la gioia di poter stare insieme e insieme fare festa, che da questo luogo anche lei possa attingere sempre la speranza da annunciare al popolo di Dio che le è affidato e ad ogni persona che ha il cuore aperto all'azione dello Spirito del Signore. Qui è custodita anche la memoria di tradizione gerosolimitana dell'incontro del risorto con la madre e quella di chiara origine evangelica del suo incontro con la Maddalena. La prima, la madre, è l'immagine della Chiesa che custodisce la fede nel risorto perfino nel silenzio del Sabato Santo, che è il silenzio della morte e della discesa agli inferi. La seconda, la Maddalena, è l'immagine della Chiesa chiamata a portare l'annuncio gioioso e sorprendente che Gesù è risorto e ci precede sempre, che la Madre del Signore vegli su di lei e che lei possa sentirla accanto nei momenti difficili del suo ministero, in quelli in cui avvertirà solo il silenzio del Sabato Santo, che non è il silenzio della morte, ma della maturazione della fede, e che Maria Maddalena ottenga per lei la capacità di essere sempre un autentico testimone di Gesù risorto, nostra salvezza e nostra speranza. È di questo annuncio che la nostra comunità ha bisogno ed è di questo annuncio che il mondo intero ha bisogno. Come pastore della Chiesa Madre di Gerusalemme, aiuti sempre tutti noi a custodire la fede e ci confermi nella fede, ma aiuti anche tutti noi a non restare intrappolati in forme di etnicità di corto respiro, per essere invece aperti al mondo intero e far ancora risuonare nel mondo intero l'annuncio che qui ha preso origine: il Signore è risorto. Per parte nostra, come suoi confratelli della custodia di Terra Santa,
custodi di questo e degli altri luoghi santi per divina provvidenza, come ci ricordò il Santo Papa Paolo VI, e per volontà della Chiesa fin dal mandato di Papa Clemente VI nel 1342, la accompagneremo e la sosterremo con la preghiera, che è parte del mandato che la Chiesa ci ha affidato. Lo faremo non solo qui, ma in tutti i luoghi santi. Saremo costantemente aperti alla collaborazione pastorale per il bene della Chiesa locale e universale. Cercheremo di mettere la nostra internazionalità a servizio della Chiesa locale, proprio perché possa crescere il senso di fraternità tra tutti e la Chiesa di Gerusalemme possa essere madre di tutti i suoi figli, a immagine della Gerusalemme celeste, nella quale trova posto una moltitudine immensa che nessuno può contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, e possa essere per l'umanità un segno, intera un segno dell'umanità nuova riconciliata nel sangue di Cristo e nella sua morte e risurrezione. Il Signore la ricolmi di ogni grazia e benedizione nel suo ministero e le doni la sua pace. Benvenuto. Thank you.
benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spirito. Laudemus et super exaltemus eum in saecula. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Dixit angelus hic mulieribus, nolite timere vos, scio enim quod Iesum, qui crucifixus esqueritis, non est hic, surrexit enim sic ut dixit, venite, videte locum ubi positus erat, et cito euntes dicite discipulis eius, surrexita mortuis, et ecce precedit vos in Galileam, ibi eum videbitis. Oremus. Concede quesumus omnipotens Deus, ut qui miranda opera tua et nostri salutis misteria veneraturi, in terram quam patriarchis promisisti, et in qua verbum tuum caro factum te invisibile me narravit, adveniunt et remissionem peccatorum accipere eiugi monumentum loquela ad amorem divinum excitari, et tuo semper protegi auxilio mereantur, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Franciscus, episcopus, servus, servorum Dei, venerabili fratri Petro Battiste Pizzaballa, Actenus, archiepiscopo, titolo verbiano, et amministratori apostolico, sede vacante, patriarcatus Hierosolimitani Latinorum, constituto eius dem patriarche, salutem et apostolicam benedizionem. Christum secutus, humiliter, Hierosoliman ingredientem, populus letanter clamabat. Osanna, benedictus qui venit in nomine Domini. Nos ergo, ec Evangelii verba considerantes, eius dem Domini nutu totius ecclesiae catholice curam gerentes solliciti de populi illius civitatis spirituali bono qui Dominum Iesum hoc tempore sequi et credere cupit. Cogitamus nunc de congruo illi pastore destinando. Et enim plus quam quattuor ante annos
sua beatitudo, fuat tual patriarcatus Hierosolimitani Latinorum regimen deposuit, atque tu, venerabilis frater, negotia eiusdem communitatis veluti administrator apostolicus sede vacante sedulo curavisti. Cum autem hoc munus recte esplevisti necessariasque dotes ostendisti et virtutes, persuasum habemus te peritia rerum agendarum preditum apud hanc dilectam communitatem gravius patriarche officium nunc suscipere posse. Quam obrem audita sententia eminentissimi praefecti congregationis pro ecclesiis orientalibus apostolica nostra potestate ecclesiae Hierosolimitane Latinorum patriarcham te constituimus. Iuribus et obligationibus additis, idem ad officium secundum ius canonicum spectantibus, vinculo superioris titularis sedis et prioribus muneribus solutis. Diligenter sane curabis ut clerus et populus dicti patriarcatus in cognitionem arum litterarum nostrarum veniant, quos omnes enixi ortamur ad iustam estimationem, obedientiam, congruam cooperationem, dilectationque in te ferendam. Denique comiter te ortamur, venerabilis frater, ut iugiter in Iesu confidens, intercedentibus immaculata Dei genitrice beata Virgine Maria, et cunctis santis episcopis, qui ab initio ibidem pastorem bonum, fideliter sunt secuti, gregi tibi commisso, magnus studio in servies, considerans aliisque proponens, monitionem apostoli, in mansuetudine suscipite insitum verbum, quod potest salvare animas vestras. Datum Rome, Laterani, die vigesimo quarto mensis octobris, anno domini, bis millesimo vigesimo pontificatus nostri octavo. Franciscus. من الأسقف فرانسيس خادم خدام الله إلى الأخ المكرم بيير باتيستا بيتسابالا من الإخوة الأصاغر حامل لقب رئيس أساقفة فيربيانوس والمدبر الرسولي لكرسي بطريركية القدس للاتين الشاغر والمعين بطريركا لهذا الكرسي سلام وبركة رسولية. تبع الشعب يسوع الداخل إلى القدس وهو يهتف هوشعنا مبارك الآتي باسم الرب. ونحن فيما نتأمل بكلمات الإنجيل هذه وفيما نقود كنيسة الرب الكاثوليكية ونهتم بالخير الروحي لشعب هذه المدينة الذي يؤمن ويتبع يسوع المسيح الرب، فكرنا بإعطائه راعيا مناسبا. لذلك وبعد مرور أكثر من 4 سنوات
على استقالة البطريرك فؤاد الطوال من إدارة الكرسي البطريركي، وبعد أن قمت أنت أيها الأخ المكرم بالعناية بهذه الجماعة كمدبر رسولي للكرسي البطريركي الشاغر، وبما أنك قمت بهذا العمل بشكل سليم وأظهرت الصفات والفضائل اللازمة، تأكدنا أنه بإمكانك مع خبرتك في إدارة الأمور أن تستلم المهمة البطريركية لهذه الجماعة العزيزة. لهذا وبعد الاستئناس برأي مجمع الكنائس الشرقية، نقيمك بسلطتنا الرسولية بطريركاً على كنيسة القدس للاتين مع الحقوق والامتيازات الواردة في كتاب الحق القانوني، مع الاحتفاظ بهذا اللقب وانتهاء المهمة السابقة. اعمل على أن يطلع الإكليروس والشعب التابع لهذه البطريركية على كتابنا هذا، ونحن بدورنا نشجعه على إبداء التقدير تجاهك مع الطاعة والتعاون والمحبة. ونشجعك أيها الأخ المكرم اقتداءً بيسوع المسيح وبشفاعة القديس وبشفاعة والدة الإله القديسة مريم البتول والأساقف القديسين الذين تبعوا منذ البدء المسيح الراعي الصالح بأمان